E così allora si concludeva questo concerto registrato a Novara, questo secondo concerto registrato a Novara, la Sala Borsa, il 3 giugno del 2011 per Novara Jazz, 2011 appunto, i compagni che erano poi Bo van der Graaf, sassofoni, Jeroen Domernik, tromba, Michael Mulder, bandoneon, Christoph Marcatti, pianoforte, Marco Bonaris, contrabbasso e Marco Bonaris, concerto dei compagni, una formazione olandese fondata nel 1985 dal sassofonista Bo van der Graaf, che continua a guidarla con delle caratteristiche che, se vogliamo, sono abbastanza tipiche di un certo modo di porsi nei confronti della musica da parte dei musicisti olandesi, caratteristiche che in parte ritroviamo sia nell'ICP Orchestra, l'Instant Composer School Orchestra, e tanto più forse addirittura nel Collectif di Willem Breuker, ovvero un'attitudine sempre molto ironica, talvolta sarcastica addirittura, e un tipo di approccio così un po' quasi circense, un po' legato al cabaret. In più, per quanto riguarda i compagni, ci si aggiunge lo sguardo sempre molto lucido e appassionato che hanno avuto nei confronti della musica da film. Soprattutto Nino Rota è stato l'autore che hanno più volentieri e spesso omaggiato e rivisitato, ma non sono mancati anche dei rifacimenti della Ida di Verdi, addirittura poi un omaggio a Federico Fellini. E qui in questa occasione in parte il concerto è intitolato La Stanga in Paris, l'ultimo tango a Parigi, con il film di Bertolucci, con la musica di Gato Barbieri, orchestrata da Oliver Nelson. C'era peraltro anche Franco D'Andrea suonare il piano in quella formazione. In realtà poi sentiremo, proprio in chiusura della nostra selezione del concerto, sentiremo anche la loro lunga e...